Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Governo attesa per la decisione di Napolitano, ma tornano in India i due fucilieri. Obama in Israele, visita al memoriale Yad Vashem. Cresce l'attesa per le decisioni del capo dello Stato Napolitano, che potrebbe dare l'incarico con riserva al leader PD Bersani. Devo riordinare le idee, riguardare gli appunti, rifletto e decido, ha detto ieri Napolitano al termine delle consultazioni. I due marò italiani sono ripartiti per l'India, che ha garantito che non ci sarà la pena di morte nei loro confronti, accusati di omicidio. Il ministro della giustizia indiano aveva posto il 22 marzo data limite per il loro rientro. Dalla torre Girone senso di responsabilità, dice Napolitano. Ultimo giorno in Israele per il presidente americano Obama, che ha visitato il memoriale Yad Vashem a Gerusalemme. Obama ha reso omaggio alle vittime della Shoah, accompagnato nel museo da Netanyahu, Shimon Peres e dall'ex rabbino capo. Venerdì nero per lo sciopero nazionale di 24 ore nel trasporto pubblico locale, indetto per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro. Fermi bus, tram e metro, il servizio è comunque garantito nelle specifiche fasce orarie, che variano da città a città. Sale ad almeno 42 morti e 84 feriti il bilancio dell'attacco kamikaze all'interno di una moschea nel centro di Damasco. Tra le vittime anche l'imam Muhammad Said al-Buti, religioso sunnita ritenuto un sostenitore del regime di Bashar al-Assad. Carmen Consoli annuncia direttamente sulla sua pagina Facebook che presto diventerà mamma. Circa un anno fa la cantante catanese aveva annunciato che si sarebbe allontanata per un po' dalle scene. Mark Webber, il più veloce nelle prime prove libere del GP di Malesia. Il pilota della Red Bull ha girato in 1:36.935, più veloce nelle seconde prove libere il finlandese Kimi Raikkonen al volante della Lotus, quarto Fernando Alonso.